A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti e tutte, bentrovati, grazie, grazie per essere qui con noi. Come sapete, oggi si terrà il webinar relativo alla lezione 2 del corso di formazione promosso nell'ambito di A Scuola di Open Coesione, organizzato in collaborazione con Istat, e che rientra nel corso di Cultura Statistica Plus. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Lima, che appunto, diciamo, come negli ultimi anni è stata qui con noi, ci propone e ci racconta come preparare un'indagine di statistica ufficiale. Ricordiamo a tutti i presenti, quindi non solo i docenti, ma anche alle nostre preziosissime reti territoriali, che salutiamo, che appunto questo modulo è ovviamente valevole per la certificazione del percorso formativo, e che abbiamo a disposizione, come di consueto, il nostro box, domande che vi servirà proprio per chiedere e appunto rivolgere alla nostra esperta tutte le curiosità del caso. Vi consigliamo ovviamente di ascoltare prima tutto il contenuto e quindi insomma raccogliere tutte le informazioni necessarie per poi rivolgere le domande che leggeremo assieme alla fine del nostro seminario online. Io non mi dilungo oltre, direi di partire e lascio la parola alla nostra esperta, la dottoressa Lima. A lei. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io proietterò delle slide, spero che siano anche molto chiare. Come è stato già introdotto, il nostro incontro è una riflessione su quelli che sono gli aspetti principali, relativi alla preparazione di un'indagine statistica ufficiale, essendo l'indagine statistica uno strumento fondamentale attraverso il quale è possibile acquisire delle informazioni di tipo quantitativo relative a fenomeni che possono essere oggetto di interesse, ma in generale che tutto ciò che ci circonda. La progettazione dell'indagine è diciamo, è un'operazione assai complessa che prevede un impegno multidisciplinare che riguarda aspetti relativi proprio alla individuazione del fenomeno da analizzare, nonché aspetti di carattere più metodologico di misurazione del fenomeno stesso. Successivamente, una volta che si procede all'esecuzione dell'indagine, ci sono una serie di strumenti, come per esempio il questionario, che permettono di raccogliere successivamente, procedere all'elaborazione dei dati, per poi procedere alla fase di, dopo l'elaborazione, di diffusione di quanto abbiamo prodotto. Il tutto deve essere ovviamente supervisionato da una valutazione e un monitoraggio della qualità in tutte le fasi che caratterizzano l'indagine statistica, che adesso vedremo e vi descriverò, che costituisce questa fase di valutazione della qualità dei dati, diciamo, un elemento fondamentale, così come tutto il resto delle fasi che costituiscono l'indagine statistica. Entrando nel merito di che cos'è appunto proprio un'indagine statistica, in qualche modo già vi ho accennato ad alcuni passaggi o fasi che la caratterizzano. C'è da dire subito che in sé i dati, quelli che saranno il nostro oggetto di raccolta, individuazione, studio, approfondimento, non sono di per sé statistiche, cioè che sono la base appunto di un'indagine. I dati o i numeri ci danno solo delle informazioni su un certo fenomeno che è oggetto di studio, ma diventano dati statistici una volta che si procede a un'operazione di traduzione di un concetto teorico, che è l'oggetto che può essere di interesse. Accanto vedete in questa piccola tavola gli aspetti più distintivi delle fasi principali di un'indagine. Il carattere di interesse qui, come esempio, è la situazione occupazionale in Sardegna ed è il fenomeno oggetto di interesse.
che però può essere soltanto un aspetto più generale, mentre il nostro obiettivo può essere un concetto ancora più operativo, misurabile, relativo ai singoli individui della popolazione residente in Sardegna, che sono le nostre unità statistiche, caratterizzate da alcuni aspetti, che sono l'età, il sesso, lo stato civile, la condizione professionale e così via. Quindi, in qualche modo, uno dei compiti fondamentali nell'attività nel condurre un'indagine statistica è proprio quello di riuscire a trasformare un'informazione relativa appunto alla situazione, in questo esempio alla situazione occupazionale in Sardegna, in un ampliamento della conoscenza generale attraverso una quantificazione e successivamente appunto il trattamento, l'elaborazione, l'analisi, quindi una quantificazione di un fenomeno oggetto di studio. Quindi è la fase dell'indagine non può non essere connessa a un proprio processo di ricerca quantitativa che prevede sia un piano con fasi della ricerca ben precise che qui sono stati sinteticamente rappresentati, nonché poi a una fase vera e propria operativa di trasformazione di quello che è il concetto in generale in indicatori, variabili, unità di misura, quindi proprio una quantificazione di qualcosa che in qualche modo è una definizione empirica che potrebbe in qualche modo essere oggetto di incertezze perché io devo ancora studiare questo fenomeno. C'è da dire che ogni fase dipende dalle fasi precedenti. Io non posso immaginare un'indagine statistica con una collana, i cui anelli sono le fasi, essendo una collana con anelli una dentro l'altra, cioè non ha alcun senso procedere, immaginate questa collana con degli anelli rotti, perché è ovvio che non posso analizzare i dati se non li ho prima raccolti, così come se lo studio e vede la fase di codifica e analisi dei dati, questi ovviamente saranno precedenti alla fase di interpretazione dei risultati. Per non parlare poi della possibilità di, una volta verificati, procedere poi alla diffusione dei risultati ottenuti. Quindi ci siamo resi conto da queste prime slide, quindi che la parte dell'informazione statistica prevede una strutturazione fondamentale, una pianificazione, ma non solo per renderla operativa, ma anche per i risultati che si possono raggiungere con l'acquisizione dell'informazione statistica. Attraverso i dati, o meglio, le fonti e i dati statistici, è possibile procedere poi a delle decisioni che non solo da parte dei governi, ma anche di singoli operatori economici, ma anche dalle parti sociali o dei singoli cittadini. E quindi è uno strumento fondamentale con una valenza anche democratica importante. Infatti, io immagino che in ogni società democratica sia possibile a tutti acquisire informazioni statistiche che siano ufficiali, perché se sono ufficiali io li immagino imparziali, affidabili, trasparenti, accessibili e pertinenti, capaci anche di rispettare e tutelare la privacy dei cittadini che, mi riferisco all'esempio precedente, alla popolazione residente in Sardegna. Questo è quello che in qualche modo, ecco, in questa slide sono stati richiamati big data, registri, statistiche multifonte, cioè la produzione di statistiche, soprattutto in questo periodo di grande diffusione delle tecnologie informatiche, ha messo a disposizione un grande patrimonio informativo a cui è facile attingere grazie appunto alla disponibilità di tutti, di un PC, lo stesso smartphone e così via. Bisogna però fare attenzione che questi dati devono essere considerati più o meno affidabili a seconda da chi li produce. Ecco perché è fondamentale, da una parte, guardare anche alla possibilità, oltre a condurre quelle che vedremo più avanti, una vera e propria indagine statistica o anche detta analisi primaria, è possibile anche utilizzare dati prodotti da altri e procedere in quelle che sono le analisi secondarie.
Quindi nelle analisi secondarie, in altri, per farla breve, posso utilizzare dati prodotti da altri, impiegando quindi una base di conoscenza notevole, riducendo dei costi e tempi di produzione del dato. Come abbiamo visto nella slide precedente, ci sono delle fasi ben precise. In un'analisi secondaria io acquisisco questi dati che hanno già fatto altri, ovviamente con una riduzione dei costi, ma poiché sono dati che sono stati fatti da altri, potrebbero avere delle finalità diverse da quelle per cui sono stati forniti e da quelli che sono i miei obiettivi conoscitivi. Questo comporta che i dati non sono sempre adeguati all'uso dell'obiettivo per il quale sono stati presi da ricercatore che li vuole trasformare in elaborazioni, tavole, grafici o altro. Ci sono ovviamente dei problemi di comparabilità anche fra più fonti, perché io potrei prendere dei dati da più fornitori, cercare di ricostruire un dato aggregato mettendo insieme queste più informazioni, ma non conoscendo o avendo conoscenze limitate di come il processo produttivo di questi dati è stato condotto dai produttori, io ovviamente non posso verificarne né la validità né l'attendibilità del dato. Mi riferisco per esempio alle informazioni adesso note come fake news, cioè le stime che vengono prodotte continuamente su internet. Quindi anche questo non è possibile valutarne la loro qualità e quindi acquisiscono il peso che hanno. Cosa bisogna quindi guardare? Guardiamo più che altro a fonti di statistiche ufficiali, cioè significa riferirci a enti che sono stati preposti a, cioè sono stati incaricati a produrre dati che seguono certi standard, regole, criteri di qualità, di trasparenza. Ho messo ovviamente Istat, Sisan, anche delle banche dati, la Banca Mondiale, Banca d'Italia, cioè anche se non sono più o meno conosciuti, in qualche modo sono amministrazioni o enti che mettono anche a disposizione come informazioni di massa anche il processo che ha portato alla produzione di quel dato. Quindi quando devo scegliere tra i vari in questo diluvio di dati disponibili, che cosa quale di queste fonti disponibili utilizzare? Devo chiedermi chi è che le ha prodotte. È un piccolo istituto di ricerca oppure un ente riconosciuto? Gli obiettivi che hanno costruito quel dato sono utili per la mia indagine, per la mia ricerca? Sono affidabili? Posso fare riferimento a una documentazione sulla qualità, sugli standard, sulle classificazioni, sulle variabili? Sono ben documentate? Ecco, la risposta di tutti questi quesiti in qualche modo mi può rincuorare sull'uso che posso fare del dato e anche sulla validità del dato stesso che poi utilizzerò. Ovviamente, oltre l'Istat, che è riferimento che è pienamente coinvolto nel sistema statistico europeo e produce statistiche secondo i principi appunto della ufficialità, c'è ovviamente a livello europeo l'Eurostat. L'Eurostat che è una direzione della Commissione europea che raccoglie e elabora dati e a fini statistici e la sua missione è proprio quella di fornire all'Unione Europea un servizio informativo statistico di elevata qualità, ma anche comparabilità fra i paesi che ne fanno parte.
scelte. La comparabilità è un altro aspetto importante che quasi va a braccetto con la qualità, perché se è possibile fare una comparabilità fra paesi o regioni, lingue diverse, forme diverse di organizzazione amministrativa, la privacy, nomenclature specifiche, in qualche modo io posso, se ho questa comparabilità tra i dati, anche fare delle analisi, sempre parliamo di analisi secondarie, di un livello sempre più spinto. E quindi diciamo mi sento ancora più accurata. Relativamente all'Istat, che è il nostro riferimento, diciamo, a livello nazionale, come vi dicevo, l'Istat mette a disposizione diverse tipologie di dati, oltre ai comunicati stampa, le banche di dati micro e macro, ma ha il compito di servire, una missione, di servire la collettività attraverso la produzione, la comunicazione di informazioni statistiche di elevata qualità. Queste sono realizzate nel rispetto dell'autonomia piena, con rispetto di principi etici e professionali, con elevati standard scientifici che non riguardano soltanto le metodologie, ma anche riguardano, per esempio, la tutela della privacy dei rispondenti. È chiaro che deve rispondere anche essendo al servizio della collettività, deve rispondere anche a un principio di economicità, quindi investe eventualmente in innovazioni per ottimizzare la produzione dei propri dati e nell'efficacia, con l'obiettivo di efficacia e di efficienza dell'utilizzo non solo di risorse economiche, ma anche delle persone che sono coinvolte all'interno del processo produttivo. E tutto questo all'interno di un piano di integrazione internazionale al sistema statistico europeo, oltre che al sistema statistico nazionale. Ora, quando vi parlavo della missione di servire la collettività, capite bene che è impossibile produrre qualcosa di utile alla collettività che non sia ovviamente di elevata qualità. Questo viene garantito dall'istituto attraverso un sistema di strumenti che sono messi a regime con dei piani anche di investimento che garantiscono non soltanto il riconoscimento dei principi che sono stati definiti a livello europeo, ma anche il rispetto in pieno accordo col quadro delle statistiche del sistema statistico nazionale, riguardano non soltanto le statistiche di indagine, ma anche le statistiche di fonte amministrativa. Su questo ci torneremo dopo, quest'ulteriore distinzione di dati. In un'ottica sempre di trasparenza, sul sito dell'Istat trovate anche la documentazione della qualità dei processi statistici, prodotti dall'istituto. In primis c'è il sistema informativo, sulla qualità, SIQAL, che, vi invito a, consultare, che è dedicato proprio alla descrizione, dei metadati, cioè significa contenuti informativi dell'indagine, tutte le fasi, le attività di prevenzione, controllo, valutazione degli errori che possono commettersi durante la raccolta dei dati, tutte le caratteristiche, c'è un'ampia documentazione di carattere più generale e poi dei quality report proprio per accompagnare le statistiche alle richieste delle statistiche europee di Eurostat. Poi ci sono le documentazioni molto più brevi, la qualità in breve, sono delle schede molto sintetiche, ma anche queste, qui vi riporto il link, servono ad avere un riferimento sulle rilevazioni con delle informazioni molto sintetiche di carattere generale che riguardano il disegno della rilevazione, le modalità di raccolta dei dati, delle misure adottate per mantenere
ottenere la qualità e altre informazioni relative alla diffusione, quindi tutte le fasi di cui abbiamo parlato prima. E infine ci sono poi delle schede standard ancora più sintetiche, no, scusate, sono delle schede standard di qualità più estese e dettagliate per esperti e che includono anche degli indicatori importanti sulle qualità dei processi. Quali o qualcuno di indicatori quantitativi sulle qualità ve li riporterò più avanti e li vedremo insieme. Senza entrare ovviamente troppo nel dettaglio, ma soltanto per quanto quel poco ci riguardano. Ora, vi avevo già accennato sulla possibilità di utilizzare come fonti secondarie anche quelle relative ai dati amministrativi. Cosa sono i dati amministrativi? I dati amministrativi sono dei dati raccolti dalle istituzioni pubbliche con finalità che sono diverse dalla finalità statistica. Vengono utilizzate, per esempio, per fini fiscali, pensionistici, giuridici, anagrafici e sono come esempio gli iscritti all'anagrafe per nascite, matrimoni, i delitti denunciati, le separazioni civili e così via. Quindi sono questi dati che potrebbero essere utilizzati anche per fini statistici, però ovviamente devono essere considerati con questo limite, cioè spesso i concetti, le definizioni e le classificazioni adottate non coincidono con quelle che potrebbero essere specificatamente per fini statistici. Essendo poi forniti da altri, anche qui c'è lo svantaggio di una qualità le cui informazioni non sono completamente trasparenti, oppure se ci sono potrebbero non essere sufficienti. E ovviamente se sempre essendo analisi rientrando come fonti secondarie, le nostre analisi statistiche ovviamente avrebbero un costo molto ridotto e ridurrebbero ancora il disturbo statistico sulle persone che sarebbero oggetto della nostra analisi, perché ovviamente prendo già dei dati raccolti da altri. Questo ovviamente carattere di preesistenza ovviamente mi comporta magari anche a dover ridimensionare le mie ipotesi di ricerca a secondo della natura, della qualità e del tipo di dati disponibili. Quindi diciamo usiamoli ma con la giusta cautela. Questi esempi che seguono, io ne ho messi a disposizione nelle slide, ho raccolto alcuni esempi, ma ovviamente sono solo alcuni delle modalità di utilizzo di un dato raccolto, elaborato e messo a disposizione da altri. In questa slide presento la possibilità di usare, di raccogliere le informazioni relative al problema, per esempio, al fumo, all'abitudine al fumo e mi chiedo tra i giovani di 14 a 9 anni chi fuma di più? Posso utilizzare già i dati che sono diffusi sul sito dell'Istat, utilizzando le elaborazioni già fornite in formato di tabelle dall'indagine multiscopo sulle famiglie, aspetti della vita quotidiana, facendo le giuste selezioni per variabili, quindi in questo caso un modo di distinguere per il sesso maschio oppure sesso totale per classi di età. Tirare fuori da queste tavole proprio il dato che mi serve. Ovviamente posso avere anche un'informazione, diciamo, sommaria, ma comunque attendibile di come questo 6,3% dei ragazzi tra i 14 e i 7 anni risultano in Italia che fumano, che hanno l'abitudine di fumo, perché alla destra di questa slide possiamo vedere anche la fonte di dati, una serie di indicazioni relative all'indagine, nonché, come si vede alla sinistra di questa slide, è possibile anche avere delle informazioni anche sulla struttura metodologica dell'indagine, che possono essere diciamo un utile corredo a supporto del dato che poi dovrò studiare.
Ne seguono altri. Questo più che altro è un esempio, diciamo, indicativo su come anche l'istituto, l'Istat, fa uso di dati amministrativi integrati addirittura con dati di indagine. Sappiamo ormai, siamo già a più edizioni del censimento permanente sulla popolazione e sappiamo quindi che grazie all'uso dati anche dal registro, registro base degli individui, registro del lavoro, registro base dei luoghi, non entro nel merito del dettaglio di queste fonti disponibili, è possibile continuare ad avere un'informazione sulla popolazione, anche garantendo la diffusione a livello comunale, non soltanto come si faceva prima decennale, col censimento decennale, ma anno per anno. È chiaro che il Covid nel 2020 ha in qualche modo fermato, ha modificato parzialmente c'è da dire appunto che eventi eccezionali possono in qualche modo rompere la serie dei dati disponibili, e questo è l'esempio più evidente, appunto l'emergenza Covid. Quindi si è cercato di ottemperare a questa mancanza dei risultati delle indagini con l'uso di dati amministrativi, garantendo però la continuità del censimento sulla base dell'integrazione fra i registri di base degli individui e le fonti amministrative. Comunque posso avere anche accedendo ai dati sul link che vi condivido, possibile avere informazioni sulla modalità del processo di raccolta dei dati per il censimento permanente, più fare delle elaborazioni e rispondere per esempio alla domanda in quali ripartizioni territoriali ci sono più laureati. Che è solo una delle tante domande che mi posso porre e alle quali posso rispondere consultando questo link. Questa sulla spesa sanitaria, anche qui è un esempio di integrazione fra dati amministrativi e dati campionari, ma addirittura sono dati provenienti da più fonti riguardanti varie dimensioni della spesa. Quindi capite bene che a secondo dell'erogatore del dato, io posso in qualche modo riuscire a rispondere a dei risultati, per esempio l'ammontare della stima della spesa sanitaria, e mi rendo conto che possono essere valori più o meno differenti perché è la variabile che è oggetto di indagine dei vari enti che mi mettono a disposizione l'informazione che è diversa. E qui questo è un esempio molto evidente di difficoltà di integrazione di fonti o ancora di più di interpretazione della variabile che è diversa a secondo della fonte a cui attingo il dato, da quale attingo il dato. Poi quest'altra andrei su questa, che è quella, diciamo, quella più smart, nel senso che è in linea con il percorso intrapreso ormai da tutti. Anche l'Istat ha sperimentato da un po' l'uso di fonti nuove, e in questo caso sono i tweet giornalieri in lingua italiana sul sentiment, il contenuto economico, l'opinione che ho della situazione economica del paese. E queste statistiche sono definite sperimentali perché non rispettano pienamente i criteri necessari all'introduzione stabile di metodologie tali da rendere come una statistica stabile come nel senso tradizionale del termine. Ma il loro potenziale è talmente elevato che ci si è anche cimentati a colmare delle lacune in maniera tempestiva, rispondendo alla richiesta degli utenti, proponendo anche questa statistica basata su un big data, che sono i tweet, fornendo sul sito trovate non soltanto il trend del sentiment, ma è possibile anche avere degli aggiornamenti sul rilascio anche trimestrale della serie storica, e oltre che ovviamente la nota metodologica e la serie che vedete c'è anche sulla sinistra, c'è anche un download della serie aggiornata, tenendo conto anche dell'evento della guerra in Ucraina.
Quindi la procedura dell'indice elabora questi tweet, il testo di questi tweet con metodologie, diciamo, tecniche un po' più diverse dalla statistica tradizionale, non sono il nostro obiettivo di analisi, ma soltanto una riflessione per capire quanto ampia è la disponibilità dei dati ad oggi. Però supponiamo che, pur essendo ampia tantissima disponibilità dei dati a cui posso attingere, però ci sono delle esigenze informative talmente particolari che, oppure ho anche possibilità economica, un budget a disposizione con delle persone, un team, tale da poter in qualche modo sobbarcarmi anche la strutturazione di un'indagine statistica vera e propria, cioè quella di condurre una vera e propria raccolta di dati primari. Questa è un'attività molto complessa che riguarda, abbiamo detto, in primis un'attività di progettazione che è un momento multidisciplinare, come vi dicevo nell'introduzione, che riguarda più aspetti, che non è solo più professionalità ovviamente, perché ovviamente bisogna riuscire a trasformare una precisa domanda di informazione in una domanda di operatività che è chiamata appunto l'indagine. Quindi la progettazione significa definire questi aspetti salienti relativi alla realizzazione dell'indagine e calibrandole anche non solo in funzione degli obiettivi, il fenomeno di interesse, ma anche scegliere, quindi individuare le unità statistiche, i caratteri, le variabili da indagare, se sono qualitative, quantitative, definire anche se ci interessa un determinato periodo storico, oppure vogliamo far riferimento a un intervallo temporale, quindi guardare anche una componente dinamica in serie storica. Se ci riferiamo, per esempio, a una realtà locale o quindi il comune, una città, oppure situazioni, confronti territoriali, l'Italia con le sue ripartizioni, per esempio. Ovviamente, quindi anche l'area geografica di riferimento. Il tutto nella fase di progettuale, sicuramente, oltre alla necessità di individuare che cosa, come, quando, significa in qualche modo individuare i mezzi e i tempi che ci permettano di soddisfare appunto questo obiettivo conoscitivo. Quindi, una volta che abbiamo definito le variabili, definito con esattezza il periodo di riferimento, l'unità statistica, la popolazione, eccetera, dobbiamo in qualche modo procedere poi a specificare qual è il disegno di indagine, cioè il piano proprio di lavoro. Con l'individuazione o di un'indagine totale, che significa fare riferimento a tutto il fenomeno senza esclusione di nessuna unità, oppure una rilevazione campionaria che prevede invece una stima del fenomeno studiato relativo soltanto a una parte della popolazione di riferimento. È chiaro che un'indagine totale è un'indagine che può effettuarsi con dei costi notevoli, oltre che i tempi, mentre un'indagine campionaria ovviamente ha il vantaggio che definito il piano di campionamento, cioè il tipo di campione a cui posso riferirmi per la raccolta delle unità, una volta definito il piano di campionamento, ovviamente mi devo anche aspettare che, essendo il campione una parte, quindi una versione parziale, ci saranno sicuramente degli errori non solo di tipici della raccolta di un'indagine, nella raccolta e elaborazione dei dati durante un'indagine statistica, ma anche un errore che è insito proprio del fatto che è una rilevazione parziale, cioè gli errori campionari, quelli che si parla di quando si parla di errori campionari.
Io qua vi ho messo alla destra una importante distinzione tra campioni probabilistici e campioni non probabilistici. Lasciando, non entrando nel merito delle metodologie, delle selezioni dell'unità, del campioni probabilistici, qua basti soltanto sapere che campioni non probabilistici sono dei campioni a scelta ragionata. Possono essere, per esempio, anche dei campioni soltanto per conoscenza, cioè io ho in mente di avere informazioni riguardo a certe tipologie di spese, ne parlo a un'amica dice: ma guarda, riferisciti anche a quest'altra persona, e così a cascata, o meglio a valanga, io raccolgo le informazioni e mi fermo quando ormai non ho più tempo a disposizione o penso di aver aggiunto un numero congruo di informazioni possibili. Diciamo, ecco, a scelta ragionata, che ovviamente essendo definito senza una probabilità di selezione delle unità che costituiranno questo campione, non potrò fare quello che si dice inferenza, cioè generalizzare i risultati che ho ottenuto dal campione alla popolazione di riferimento. Quindi allora che faccio? Scelgo l'uno o l'altro, e anche qui sicuramente quello che fa capofila sono i tempi e i costi. Immaginate bene che un'indagine totale, seppur non è affetta da errore campionario, perché ovviamente è una misura reale di tutta la popolazione, comporta dei costi notevoli. Dei costi notevoli, c'è però nell'indagine campionaria la possibilità quindi di riduzione dei costi, ma anche maggiore rapidità. Bisogna fare attenzione invece alla scelta dell'accuratezza che noi vogliamo raggiungere con l'indagine campionaria, per via di quell'errore campionario di cui vi accennavo. Poi ovviamente l'eccessiva dimensione del campione in qualche modo mi può comportare la riflessione, in effetti se devo fare riferimento a una popolazione di eventi rari, per esempio le persone senza fissa dimora, gli homeless, in qualche modo io in effetti è una popolazione molto piccola, quindi in effetti è un evento raro, un campione no. Diventerebbe una popolazione particolare e quindi anche là devo ragionare bene qual è l'obiettivo della mia indagine. Ora, risolto la fase del disegno di campionamento, quindi la selezione non probabilistica giustificata soltanto per scelte ragionate, definisco successivamente come raccogliere le informazioni sull'unità di rilevazione, cioè significa la scelta della tecnica di indagine o di contatto più idonea a raccogliere le informazioni. Sicuramente anche qui purtroppo sarò ripetitiva al massimo, tempi e costi sono i riferimenti principali. Perché anche la definizione del questionario, che è lo strumento fondamentale per raccogliere efficacemente le informazioni di interesse, prevede quindi una fase di concettualizzazione. Una fase anche di sviluppo pre-test e poi una messa in opera proprio dei quesiti che possono essere o stampati o in un modulo oppure anche a livello elettronico su un supporto, su un computer. E questo comporta anche qui dei costi. Per non parlare poi delle persone delle quali potrò avvalere per raccogliere le informazioni, cioè i rilevatori. I rilevatori sono persone che io devo formare per spiegare bene non soltanto gli obiettivi della mia indagine, motivarli affinché possano seguire in maniera sistematica e standard le interviste alle persone, famiglie, imprese che sono state selezionate per l'indagine e poi procedere ovviamente a una predisposizione di meccanismi di controllo che riguardano per esempio anche
non soltanto la modalità di definizione del questionario, quindi la redazione con termini di strutturazione del vocabolario, i quesiti sono chiari, induco nelle mie domande già a una risposta, e poi anche la modalità anche di formulazione del quesito da parte del rilevatore. Ovviamente per migliorare la partecipazione delle unità di rilevazione che sono state scelte, potrei avvalermi anche di una lettera di preavviso da spedire ai rispondenti o da inviare tramite mail alle famiglie o alle imprese, motivando sull'importanza e la partecipazione all'indagine e soprattutto garantendo l'anonimato perché i dati. Ricordiamoci che i dati statistici non si riferiscono a collettivi, sono dati aggregati. Questo è il senso dell'informazione statistica. Quindi la scelta del tipo di rilevazione, della tecnica di rilevazione è più idonea, uno degli aspetti di maggiore importanza nella fase di pianificazione ed esecuzione di un'indagine. Sono connessi sia al fenomeno indagato, agli archivi che ha a disposizione, alla scelta se fare che tipo di campionamento fare, i costi ovviamente abbiamo detto, e l'organizzazione del personale sul campo. Qua in questa tavola sono stati incrociati le tecnologie disponibili, manca la parte anche del mail con computer, si è indicato là, e poi gli intervistatori. Quindi c'è l'intervista telefonica realizzata mediante il supporto di computer, che è la tecnica CATI, poi c'è la tecnica CAPI, che è l'intervista faccia a faccia in cui l'intervistatore somministra il questionario avvalendosi di un computer per la registrazione delle risposte, poi c'è la tecnica PAPI, che è diciamo quella più tradizionale faccia a faccia, realizzata mediante l'ausilio di un questionario cartaceo. Poi ci sono le tecniche CAWI, che è l'indagine online, che è stata utilizzata spesso, poi c'è la tecnica del questionario portatile del rispondente che gli viene fornito però da chi fa indagini, o anche il registro, diciamo, penso al registro delle spese. E i postali, questo diciamo sono, che possono essere sia questi, quelli cartacei o digitali inviati via email. Ognuno di questi ovviamente ha dei vantaggi o dei svantaggi. Spesso infatti si preferisce fare delle tecniche miste, indagini miste, per risparmiare, aumentare il tasso di risposta, ridurre i potenziali errori che una tecnica singola può avere piuttosto che un'altra. Per esempio dati amministrativi più dati campionari con questionario postale, oppure il diario che vi dicevo delle spese più l'intervista complessiva finale, l'indagine telefonica più quella diretta su coloro che non possiedono il telefono e così via. Questo è un esempio che vi riporto di un'indagine, la rilevazione degli aspetti della vita quotidiana, è un'indagine tecnica e mista, è il questionario molto articolato, con una scheda generale con informazioni sociodemografici per tutti i componenti della famiglia, poi un questionario con delle informazioni generali su tutta la famiglia e poi un questionario individuale relativo ai vari temi oggetto di indagine. Qua ho riportato il consumo di tabacco. Entrando poi nella fase successiva, adesso mi immagino quindi di aver individuato l'oggetto della nostra indagine, di aver raggiunto, definito anche qual è la tecnica di rilevazione. Quindi procedo alla raccolta delle informazioni, per esempio col questionario o a seconda tecnica di intervista che ho scelto, e registro su supporto informatico, per esempio, le informazioni che sono state raccolte, che sono state raccolte su un questionario cartaceo, ad esempio con un lettore ottico, oppure, per esempio, raccolgo le informazioni che sono state inviate attraverso le mail.
Quindi registro, adesso c'è la fase successiva di riportare i dati, le risposte, cioè dei questionari, su un supporto informatico per poter successivamente procedere alla fase di elaborazione. Prima ancora però di questo, devo in qualche modo riflettere se la rilevazione sul campo mi ha portato dei buoni frutti, cioè abbiamo visto che ogni fase è un'operazione complessa che mi può comportare degli errori. Qua in questa tavola ne ho riportati alcuni, la fase di raccolta dati, ovviamente abbiamo detto i rilevatori, ma anche i rispondenti, per esempio, potrebbero non sentirsi a proprio agio in un'intervista telefonica, ma anche faccia a faccia su una certa domanda, e quindi magari o non rispondono oppure danno delle risposte che non sono sincere, ecco, veritiere, lasciandosi trascinare dall'esuberanza, diciamo così, del rilevatore. Poi c'è la fase di registrazione degli operatori, per esempio quando trascrivono un dato potrebbero digitare, per esempio, anziché lo 0 nella tastiera, il 9 e 0 sono molto vicini, quindi con un errore costante e sistematico per velocità mettono più 9 piuttosto che 0 o viceversa. Quindi diciamo in qualche modo questa fase iniziale di controllo mi permette di identificare piccole ma importanti incongruenze nei dati. Io ho messo qua per esempio un professionista che risulta che ha una licenza elementare oppure appunto lo 0 al posto del 9. Come vi preannunciavo nella prima slide, vi faccio una breve carrellata di alcuni indicatori di qualità per fasi. In questo momento guardiamo l'indicatore di qualità sulla lista che abbiamo utilizzato per individuare le unità oggetto di indagine e indicatore di qualità sulla rilevazione che abbiamo effettuato finora. Solo alcune definizioni iniziali che ci possono tornare utili. Abbiamo individuato come l'oggetto della nostra oggetto di interesse, abbiamo detto, è la popolazione costituita dalle unità, le unità statistiche, e il totale delle unità è il numero complessivo delle unità oggetto di indagine, quindi possono essere le famiglie, le imprese o enti e così via, comuni e così via. Ovviamente un'unità per rientrare presso oggetto di indagine deve rientrare nella popolazione oggetto di indagine, quindi deve essere un'unità, si dice, eleggibile, come per esempio la definizione del censimento delle famiglie di fatto, oppure le imprese devono essere attive nel periodo di riferimento di un'indagine sulle imprese, perché altrimenti non sono di interesse per la mia indagine. Quindi abbiamo il totale dell'unità, l'unità eleggibile, ovviamente il complemento dell'unità non eleggibile dell'unità eleggibile è l'unità non eleggibile, come per esempio appunto un'impresa che è cessata, non è più attiva. Poi io, se sono riuscita a contattare l'individuo, la famiglia, l'impresa, ho un'unità risolta. Queste famiglie possono essere, per esempio, monocomponenti, il cui unico componente è deceduto, quindi io non riesco a contattarla, l'unità non è più esistente, quindi la lista non risulta aggiornata perché c'è ancora quel nominativo di famiglia, mentre invece l'unico componente è deceduto, così come anche l'impresa ha cessato fallita. Diciamo che allora la lista di riferimento che contiene tutte le unità che io dovrei intervistare è una lista sporca, non aggiornata, piena di errori in questo senso. Possono esserci anche delle variazioni di stato, per esempio una famiglia risulta in quell'elenco mentre si è già trasferita all'estero da molto, oppure un'impresa ha cambiato attività economica o numero di addetti, per esempio se io faccio un'indagine su delle imprese che devono avere più di 14 addetti, mi risulta, contatto questa impresa e mi aggiorna che il suo organico si è ridimensionato, mentre la lista che mi è stata fornita Camere di Commercio, per esempio, non è aggiornata. E quindi l'unità non è
eleggibile, oppure potrebbe anche essere fuori target, cioè nel senso l'unità non appartiene alla popolazione obiettiva ed è stata in maniera errata inclusa nelle liste di riferimento. Come per esempio un'impresa individuale, mentre la mia indagine è un'indagine telefonica per le famiglie. Quindi allora, individuati, diciamo, è riuscita a parlare con le famiglie o con l'impresa, io ho potuto constatare se quella unità fa riferimento, è oggetto della mia indagine. Se non riesco in un'indagine telefonica, fatti più tentativi, a sapere se quell'unità è leggibile o meno, per mancato contatto, per irreperibilità o altro, anche questa è, diciamo, una indicazione importante perché mi va ovviamente a diminuire il numero complessivo di unità che io posso intervistare e dalle quali posso ovviamente raccogliere le informazioni che sono l'oggetto della mia indagine. E qua ho messo i mancati contatti o per errori di lista, che già ne abbiamo visti alcuni, o per altri motivi, appunto irreperibilità, persone malate che sono anziane e non possono rispondere, persone non contattate perché in vacanza e così via, o anche comuni che non possono essere coinvolti indagine per calamità naturali, pensate al terremoto dell'Abruzzo, le alluvioni in Emilia e così via. Allora che si fa in questi casi? Una volta che io ho la lista, posso calcolare degli indicatori di qualità che a supporto dei dati che poi elaborerò, che mi dicono non solo la lista che era la base sulla quale io ho potuto intervistare le unità, ma anche sulle modalità della rilevazione a supporto questi indicatori che mi danno appunto una quantificazione della qualità del dato che ho raccolto. Sulla base delle definizioni di prima abbiamo alcuni indicatori che sono il tasso di unità risolte, l'errore di lista, il tasso di unità non eleggibili, qual è il tasso di mancate risposte che possono essere totali o parziali, tassi di mancati contatti, mancate risposte per altri motivi e anche il tasso di rifiuto del tipo non mi chiamare, non voglio partecipare all'indagine e toglietemi dalla lista. Ora, una volta che abbiamo raccolto e fatto la rilevazione, cominciamo a elaborarli. Elaborarli che vuol dire? Questa fase dell'indagine è finalizzata alla produzione di informazioni statistiche attraverso il trattamento dei dati che possono essere sia di tipo più o meno semplice, calcoli di indici, rapporti sintetici, tabelle, grafici, ma anche diciamo metodi un po' più complessi, metodologie statistiche più complesse, e per poter dare in qualche modo già un'idea, sempre sintetica, di risposta alla nostra ipotesi, di ricerca che era stata alla base del piano, della progettualità dell'indagine. Ovviamente la scelta del metodo da usare dipende dal tipo di fenomeno osservato, se è quantitativo o qualitativo. E sul sesso non potrò calcolare la media perché è una variabile qualitativa sconnessa, sei maschio o sei femmina. Se sull'età invece posso determinare una media, posso determinare anche una variabilità, cioè deve spingermi a degli strumenti di matematica algebrica più o meno complessi, così come anche dal punto di vista dei grafici, scegliere un grafico piuttosto che un altro, per trend per dati di serie storiche, diagrammi appunto per variabili quantitative, invece istogrammi per variabili quantitative, le diagrammi a torta o a barre per variabili qualitative sconnesse o qualitative ordinabili, secondo.
Quindi di quello che io riesco a ottenere posso in qualche modo dare un'esplorazione dei dati che ho raccolto con queste prime elaborazioni, vedere in qualche modo se c'è una congruenza tra quello che ho raccolto e le ipotesi di ricerca che avevo formulato, che possono essere sia di conferma o di smentita, non solo sulla base, di errori, concettuali, ma anche magari errori che sono legati proprio alla qualità del dato che ho raccolto. Quindi, diciamo, è una fase importante che riguarda ovviamente la procedura successiva di revisione dei dati, delle informazioni raccolte. E la revisione, un po', lasciatemelo dire, è una, in qualche modo connessa alla validazione, perché io attraverso la revisione valuto se c'è una congruità tra le informazioni raccolte con le finalità dell'indagine, posso individuare fonti di errori più rilevanti, correggendo questi eventuali errori, predisponendo delle eventuali modifiche al processo di produzione, in modo tale da ridurre questi effetti degli errori nelle successive occasioni di indagine. Per esempio, mi accorgo che la lista è sporca, quindi elimino, ripulisco tutte le unità, anche quelle che mi dicono non voglio più essere coinvolta, e cosicché abbasso i tassi di mancata risposta e miglioro anche il riferimento sul quale posso poi generalizzare i miei risultati. Quindi validare i dati corretti se la qualità dei dati è buona e poi procedere all'ultima fase dell'indagine, che è appunto la diffusione. Anche in questa fase ho inserito alcuni processi dei sistemi di controllo legati proprio alla fase di registrazione e revisione, con dei programmi, ci sono dei programmi automatici, possono essere anche fatti sul campo, legati proprio alla fase di compilazione del questionario. La validazione dei risultati può essermi anche confortata, diciamo, dal confrontando i risultati che ho ottenuto, per esempio, con quelli di altre fonti o con anni precedenti, per vedere se i risultati sono simili, ottenuti a quelli, simili a quelli che ho ottenuto io, o nell'ambito di uno stesso periodo tra più fonti. Penso per esempio ai dati sull'istruzione, il MIUR, o l'indagine per esempio dei laureati dell'istituto, oppure provenienti da enti esterni, oppure relativi a più periodi di riferimento o più aree territoriali geografiche. Quindi questi possono, risultati possono essere analizzati e nel caso di indagini campionarie devo ovviamente posso fa riferimento anche al livello di precisione che raggiungo, e quindi valutare proprio se in qualche modo ci sono delle azioni di miglioramento anche nelle successive edizioni della rilevazione, tarando meglio anche il campione. Anche come ho fatto per le prime due fasi, qua vi ripropongo alcune brevissime definizioni legate a questa fase dell'indagine e gli indicatori di qualità connessi. Quindi abbiamo imparato che riuscire a fare revisione sui dati significa in qualche modo, messo tra doppi apici, quindi produrre valori artificiali con i quali rimpiazzare i dati mancanti. Attenzione, l'imputazione è messo doppio apostrofo per dire che c'è invece non sono artificiali così tirati fuori dal cappello, ma seguono un piano di revisione, di correzione opportuno, che è stato anche testato con delle simulazioni, in modo tale da passare dai dati originali
originari a dati corretti attraverso appunto un piano di compatibilità e di correzione. Questi valori passibili di imputazione sono il totale dell'unità di riferimento e di questi io li potrei alcuni correggere, altri non correggere. Sono appunto i valori imputati che potrebbero essere per esempio dei valori che sono stati messi lo 0,9, io potrei scegliere quindi di blank, annullare quella risposta, oppure non trasformarli, lasciarli così e ovviamente lasciare il dado sporco con le conseguenze che magari a livello poi di dati aggregati di elaborazione, queste non potranno essere mai utilizzate nel calcolo di altri indicatori. Il tasso di imputazione è una misura della qualità degli interventi che ho fatto sui dati. Ovviamente, appunto, come dicevo, nel piano di compatibilità e di correzione nasce dal confronto fra dati grezzi e dati puliti ed è una misura di quanto sono stati imputati i dati, ma non di come, di quali effetti questo ha avuto sulla distribuzione. Ovviamente io potrei fissarmi già a priori un margine, un tasso di imputazione che è oltre il quale non sono disposto a scendere, perché significa altrimenti, e questo badate, deve essere fissato a monte, perché altrimenti ciò significa che io posso procedere poi a manipolazioni a secondo, cioè alla fine, dopo quello che ho raccolto, e non è corretto. Non è il modo di fornire un'informazione corretta e trasparente. Successivamente abbiamo quindi i nostri dati, le tavole, gli indicatori, i tassi di qualità, eccetera. Arriviamo alla fase conclusiva della rilevazione. La fase conclusiva della rilevazione con i quali ci confrontiamo, che è per dare risposta a un bisogno conoscitivo che non è fine a se stesso, noi vogliamo anche diffonderlo all'esterno perché abbia un'utilità, quindi l'ostacolo da superare è quello di fornire un'informazione che possa essere comunicato agli utenti e che possa essere capito, ecco, che non ci si trovi di fronte a un problema di una simmetria di conoscenze che può essere limitato da incomprensioni di tecnicismi, vocaboli difficili e quindi riducono ovviamente l'accessibilità, la chiarezza, la trasparenza del dato. Quindi gli aspetti fondamentali della strategia di diffusione, ovviamente, oltre a scegliere il canale più opportuno, il tempo deve essere ovviamente non troppo lungo perché non ha alcun senso fare cioè diffondere un dato dopo 2 o 3 anni, è vecchio, a maggior ragione, visti i tempi, i canali di diffusione recenti, internet, le informazioni sono tempestive, granulari, quindi non possiamo tenerci il dato nel cassetto per tantissimo tempo. Ovviamente la qualità dei dati bisogna capire se è sufficiente e adatta per diffondere il dato, quindi altrimenti meglio tenerlo nel cassetto piuttosto che dare a un'informazione che non è buona. Quindi eventualmente valutare la necessità di modificare il processo di produzione. Quindi, per quanto riguarda la diffusione dei dati, c'è anche una parte di diffusione di documentazione del dato che è fondamentale. Qua vi riporto l'esempio del sito dell'Istituto relativo proprio al calendario delle diffusioni degli eventi, dei risultati che viene reso pubblico con i comunicati stampa e tutte le fasi del processo sono adeguatamente documentate. È importante anche in questo caso, questa è appunto la fase di diffusione che può essere appunto un report, la nota metodologica, il link, tutti i link possibili, immaginabili con nomenclature, metadati, classificazioni e così via. Un altro
Un altro indicatore di qualità, abbiamo detto che è connesso alla diffusione, appunto, è il tempo. L'inserimento dei tempi all'interno del calendario mi permette in qualche modo di definire quanto può essere la distanza di tempo tra la data di diffusione dei risultati e la data di riferimento dell'indagine. Oppure la puntualità, mi riferisco per esempio a un calendario prestabilito di richiesta di indagini sotto regolamento europeo, e quindi devo rispettare la diffusione secondo un calendario prestabilito. Anche qui ho riportato, come per le altre fasi, le definizioni, diciamo, più importanti e gli indicatori di qualità che in qualche modo abbiamo già visto. Andando poi, continuando ancora nella parte, diciamo, finale dell'indagine, riporto qua una breve riflessione sui costi, che in qualche modo è stato il filo rosso di tutte le slide, e che infatti non è un requisito della qualità, ma è fortemente un vincolo. Ovviamente un piccolo istituto di ricerca, mettiamo caso un consorzio, ma anche un centro studi, non ha le disponibilità ovviamente di un ente più grande, che può essere governativo come l'ISTAT, come la Banca d'Italia, come l'OCSE, la Banca Mondiale e così via. Quindi i costi dell'indagine sono fondamentali e mi determinano, in qualche modo mi condizionano tutte le fasi di un'indagine statistica, ancor di più quando si ha a che fare con indagini periodiche, e quindi la periodicità, in qualche modo, io se ho un budget, questo lo devo spalmare sul costo, il costo annuale sul tempo della replicazione dell'indagine. Questi costi non sono legati soltanto alla stampa dei questionari, alla spedizione oppure online, all'elaborazione, eccetera, ma anche alle persone soprattutto, la formazione, il tipo di contratto, il tipo di incarico che gli viene assegnato e così via. E sono anche questi degli indicatori di qualità. Ora, le slide che seguono sono delle slide di sintesi, perché i concetti sono stati tanti, tante cose sono state affrontate a fondo, servono soltanto come riflessione. Anche questa, appunto, è una slide di sintesi, di riflessione, per far capire come dalla teoria ai dati, cioè la parte proprio della fase dell'indagine. È un aspetto, diciamo, è un processo, di operatività non tanto semplice. Le fasi che abbiamo individuato sono connesse al tipo di dato che abbiamo disponibile. Se ci sono dei dati disponibili alle fonti, sono dati raccolti da altri, questi dati, se sono stati archiviati, possono assumere un valore potenziale di indagini statistiche. Ovviamente hanno alcune fasi, le fasi di progettazione, vedete, con rispetto all'indagine che devo condurre, un'analisi primaria, sono sicuramente più complesse. La fase di progettazione di un'indagine ad hoc è molto più elaborata di quella di un'analisi secondaria. Avevamo anche già visto i vantaggi e svantaggi nel condurre una piuttosto che l'altra. Richiamiamoli, teniamoli sempre a mente, perché è importante comunque capire chi produce i dati nelle fasi, diciamo, di analisi secondaria. Quando si utilizzano dati che sono archiviati da altri, valutiamone soprattutto la qualità e capiamo poi se possiamo in qualche modo integrarli con altri dati a disposizione, in modo tale da migliorare anche le nostre conoscenze ed esigenze conoscitive.
Abbiamo anche imparato a individuare alcune fonti di errore. L'attenzione per la qualità è andata crescendo in quest'ultimo periodo, soprattutto per la crescita esponenziale e esplosiva di dati disponibili. La qualità è riferita alle informazioni statistiche, non solo, ma anche ai fornitori, alle fonti statistiche. Sono dei fattori importanti che influiscono sulla credibilità delle statistiche che produciamo e quindi questo è il detto spazzatura dentro, spazzatura fuori, mi sa che è quanto più appropriato. Nella impostazione classica il concetto di qualità è stato individuato essenzialmente a differenza tra quello che io voglio rilevare, cioè il concetto che ho in mente, il valore vero, è quello che riesco a misurare. Quanto mi distanzio da è una misura dell'errore che è proprio connesso al processo stesso di produzione o di misurazione del dato. Abbiamo individuato l'errore campionario, l'errore non campionario. E qua ve ne ho riproposte alcune. Le fonti di errore sono tantissime, non sempre eliminabili, e ad esempio anche l'errore campionario ci sta, è tipico delle rilevazioni parziali. Si può misurare, dipende sostanzialmente dal fenomeno che abbiamo oggetto di studio, e anche la teoria statistica in qualche modo ci aiuta per poter tenere sotto controllo questi errori nel calcolo delle stime, dei valori, dei caratteri che vogliamo misurare. Le ultimissime riflessioni ancora sulla qualità, riguarda ancora qualità del dato prodotto e l'autorevolezza della fonte, che mi parlano due aspetti importanti, e proprio sono dei riferimenti che devono essere sistematici, costantemente attenzionati nella produzione di informazioni corrette. Sulla destra della slide trovate quelli che sono i criteri di qualità di processi, di produzione dei dati. Abbiamo visto appunto l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la puntualità con i tempi, fusione, accessibilità e chiarezza. Questi aspetti, soprattutto l'accessibilità e la chiarezza, ultimamente mi sembrano che debbano essere proprio presi in considerazione proprio per la facilità, cioè riuscire a far capire che cosa noi diciamo con il dato, secondo me è un qualcosa di estremamente importante in un panorama di grandi produttori di dati. E quindi è fondamentale garantire quel processo di conoscenza, appunto, o di democratizzazione del dato, che secondo me è fondamentale. Quindi, proprio per concludere, alcune questioni aperte le abbiamo già individuate. Abbiamo visto grandi diffusori dei dati, anche con, diciamo, con tecnologie moderne. Dall'altro, metodologie più tradizionali. Però, comunque, mettiamoci a mente che, seppur l'uso delle tecnologie ci ha in qualche modo modificato la nostra vita, perché io quando faccio una ricerca in qualche modo su Google, vengo subito in qualche modo puntato, individuato e utilizzata la mia informazione secondo processi di elaborazione complessi, qua che non rientro nell'obiettivo di questo incontro, ma la conoscenza prodotta deve essere decodificata nel migliore dei modi possibili, affiancando l'innovazione tecnologica con un'educazione che non è soltanto del digitale, ma anche alla comprensione vera del dato statistico.
Io non so se mi fermerei qua, visto che mancano soltanto un quarto d'ora, per eventuali domande o chiarimenti o se ci sono esigenze legate a un'attenzione particolare, sono a vostra disposizione. Grazie mille Rita, grazie per la tua esposizione. Sicuramente questi contenuti possono essere utili ai docenti che in questo momento assieme agli studenti stanno elaborando il report di lezione 2, ovvero un articolo di data journalism con le relative infografiche. Per esporre e far parlare i dati raccolti. Nel frattempo, che raccogliamo un po' di domande nel nostro box, ricordiamo anche che da domani questo materiale, quindi la registrazione del webinar, come le slide, saranno messe a disposizione sul nostro sito, proprio nella sezione dedicata alla formazione docenti. E ovviamente quindi poi rilanciate sui nostri canali social, quindi sarete avvertiti nel momento in cui saranno appunto online, anche attraverso il nostro gruppo Telegram. Anche rispetto a un ulteriore strumento che abbiamo da 2 anni a questa parte inserito all'interno del percorso, ovvero il nostro glossario, ritroverete anche lì delle parole, quindi dei contenuti di cui ha parlato Rita anche oggi. Quindi utilizzatelo come strumento di lavoro nel caso vi servisse appunto ricordare, ribadire alcuni concetti. Andrei a leggere una domanda della professoressa Fulvia Forneris che ci chiede e chiede a Rita: in una rilevazione campionaria, quanto grande deve essere il campione di riferimento per essere significativo o rappresentativo? Ci sono delle formule standard, diciamo, per calcolarle, ma sono ovviamente dipendono dalla popolazione di riferimento, quindi la numerosità della popolazione, la precisione che voglio raggiungere. Quindi questi sono, diciamo, essenzialmente i due parametri di riferimento, quindi popolazione e precisione che voglio raggiungere. Però dicevo, sono delle formule standard a seconda del tipo anche di campione che io scelgo, perché se c'è un campione sistematico c'è una formula, se voglio fare un campione casuale ce n'è un'altra e così via. Quindi diciamo che quanto è grande la popolazione? Qual è la precisione che io voglio, che mi voglio raggiungere utilizzando quel campione? Quindi questi sono i due parametri di riferimento. Ce ne sono, dicevo, tante metodologie a seconda del tipo di campione che io scelgo. Ok? Ok, grazie mille Rita. La Intervengo un pochino professoressa, io, sono grazie. Cristina, perché poi ero curiosa anche io, sempre del team, Criscia. In base a questa cosa, per esempio, mi domandavo dove è possibile trovare questo campione rappresentativo per farci un'idea statistica poi, in qualche modo. Non ho capito la domanda, che vuol dire In base come anche posso alla domanda della trovare? professoressa Forneris, no, che chiedeva appunto una rilevazione campionaria, no? E tu ci dicevi che effettivamente si parte da una base statistica in base alla popolazione e a dove stiamo, no? E dicevi delle formule. Allora, mettiamo caso, facciamo un esempio. Io ho una popolazione di 1.000 individui. Una popolazione di 1.000 individui, voglio fare un campione. Che tipo di campione possiamo fare? In funzione anche dei costi, potrei scegliere di fare un campione sistematico. Il mio oggetto di analisi è relativo, per esempio, alla probabilità di, non so, che si presenti, per esempio, una determinata malattia. Quindi su queste 100, abbiamo detto 1.000 individui. Quindi la probabilità che un individuo ha una malattia o non ce l'ha è 0,5, 0,5, giusto? Ce l'hai o non ce l'hai.
Quindi allora io che faccio? Ho la numerosità, definisco quindi la probabilità, cioè l'oggetto della mia indagine, la probabilità che questo individuo si ammali, e poi la precisione che voglio raggiungere con questo campione, quella precisione qui dicevo. Esiste appunto una formula che praticamente che dice che la probabilità che era il P, più o meno la percentuale che io voglio di precisione dello 0,5%, si legge quindi su un prontuario che corrisponde praticamente a un intervallo, cioè praticamente rientriamo qua in una formula degli intervalli di confidenza, quindi la probabilità più o meno in corrispondenza al 5%, ho sotto un prontuario un valore di 1,96. E moltiplicato per la radice di questa P per 1 meno P sulla numerosità che avevo detto. Questa è la formuletta, l'esempio più banale. Però se ci volete, vi Grazie, prendo no, perché mi era la utile proprio capire, magari proprio con un esempio. formula. Ma nel Però dico. sistema ISTAT esistono per esempio delle formule su cui far riferimento in questo senso? Allora, io volevo prendere un riferimento di un manuale per non, di riferimento, esatto. Allora, per la dimensione campionamenti e stime, ecco. Diciamo tecniche di campionamento. Ora, io non so alla professoressa cosa serve effettivamente, cosa deve fare un'indagine, un campione probabilistico oppure un campione ragionato. Perché se è un campione ragionato, io ho un mese di tempo, quindi faccio il mio obiettivo di analisi cos'è? Quanti sono le persone che leggono un libro? Mi metto fuori dalla scuola e in un mese raccolgo quanto più informazioni possibili da tutte le persone che si fermano, mi rispondono a delle domande relative alla lettura, connessa alla lettura del libro, farò delle stime, cioè calcolerò. In questo questionario avrò l'età, il sesso, il titolo di studio, il numero di libri letti, se sono fuori dalla scuola e ho intervistato soltanto gli alunni, chiederò se a casa sua c'è il padre, la madre, leggono i libri e così via. Quindi immaginate questa visione che man mano diventa sempre più esplosiva. Quindi racconta queste informazioni però con un campione che è ragionato, non probabilistico, io allo scadere del mese raccolgo quello che ho, mi prendo i dati, così faccio tutte le mie analisi e ottengo questi e ottengo un numero n del mio campione che non è definito da una formula matematica precisa, ma da una scelta ragionata legata al tempo, ai costi, perché poi io dovrò elaborare 100, 200 questionari, 1000, quindi tempo, costi, elaborerò questi dati e otterrò, mettiamo caso che nella scuola, non so, Quasimodo, di non so quale città, eccetera, eccetera, gli studenti della quinta classe leggeranno in media due libri, gli studenti della quarta classe leggeranno tre libri, gli studenti della prima nessuno e così via. Queste statistiche io me le prendo così per come sono, ma non posso pensare che questi dati rappresentano il dato italiano o il dato regionale. Sono soltanto una fotografia ragionata dell'abitudine alla lettura di quel territorio. E questo è il campione che mi immagino che una scuola possa fare, non so se è questo. Se invece si parla di campionamenti probabilistici, allora le scelte della numerosità campionaria sono legate proprio a una stima, appunto come dicevo, a una precisione della stima, perché ho l'intenzione di riuscire da questo campione a fare quello che si dice inferenza, cioè dal campione riuscire a generalizzare il dato sull'intera popolazione. Non so se adesso è più chiaro. Molto, molto, no, per me, anzi, pur essendo Bene. film, molto, anche perché poi spesso invitiamo i nostri ragazzi a fare anche dei questionari, no? Proprio per Sì. capire, Sì.
rispetto alla ricerca che fanno, al monitoraggio civico che portano avanti anche nel loro piccolo ambito, nel loro territorio, nella loro scuola. E quindi da lì partire, senza bisogno poi di capire il territorio, effettivamente la comunità che risposta dà. Esatto, e io mi fermo su questo, non è che posso dire che questo è un atteggiamento che posso generalizzare a tutta la regione o a tutto il comune, dipende ovviamente da quant'è il campione. Se io ho scelto, per esempio, delle scuole su, più comuni di una stessa regione, anche questi non è un campione probabilistico, se non lo se non è stato scelto in una maniera probabilistica. Se invece ho scelto dei campioni, riportando, magari potrei farlo in maniera proporzionale, cioè scegliere quei comuni che con una popolazione di studenti, questi li trovo i dati dagli elenchi del MIUR, eccetera, no? Le distribuzioni, quindi il numero di studenti per comune, e li posso in qualche modo riproporzionare al dato regionale, dal dato regionale al dato nazionale. E quindi in qualche modo loro rappresentano una in proporzione il dato nazionale o regionale, però quindi diciamo che quasi entra nei tecnicismi di tecniche di indagine che sono tecniche di campionamento che non erano l'obiettivo dell'incontro, però se avete esigenze di informazioni di questo tipo posso far avere poi dei manuali tecniche di indagine che diciamo che non so se possono e quanto possono esservi utili. Grazie, grazie dottoressa Lima. No, Prego. credo che Grazie. questo ero curiosa anche io su questa domanda, quindi ho Va approfondito bene. primis. Sì, Beh. secondo me è sempre molto utile poi con gli esempi spiegare a fondo Certo. i concetti, anche soprattutto per i non addetti ai lavori, perché sicuramente è importantissimo. Quindi grazie. Ovviamente se tu ritieni che possano essere utili questi manuali, che sono appunto magari dei link utili per approfondimenti di questo tipo per i docenti, perché molto spesso in questa fase si fa anche diciamo un confronto o dei campionamenti rispetto alla popolazione di un determinato fenomeno. Quindi credo che in un modo o nell'altro questo tema sia davvero cruciale in questa fase, perché davvero molti poi fanno anche dei confronti tra regioni, situazioni regionali, eccetera. Quindi tra la Certo. loro e una regione diversa che ha dei dati che possono confrontarsi. Quello rientra però sono tecniche di indagine, quindi diciamo, non è la fase, la lezione era più legata alle fasi di indagine, la scelta del piano di campionamento, diciamo, è uno zoccolo duro importante che avrebbe richiesto un'ora a parte, ecco, quindi Certo, questo quindi ovviamente è sì, un approfondimento differente. Sì, senz'altro, se mi segnalate le esigenze posso cercarvi dei manuali e comunque restare a disposizione se avete esigenze di qualche tipo, senz'altro. grazie. Ok, io direi che siamo perfettamente nei tempi, non ci sono ulteriori domande o curiosità da parte dei docenti e delle docenti, quindi possiamo chiudere qui il nostro webinar assieme alla dottoressa Lima, che appunto ci accompagna in questo viaggio da alcuni anni. E la salutiamo e la ringraziamo ancora per la disponibilità, i preziosi suggerimenti, le preziose informazioni che sicuramente potranno essere utili agli studenti e ai docenti partecipanti ad ASOC. Io mi paleso di nuovo, saluto tutti, vi ringrazio, in bocca al lupo per il vostro lavoro e grazie ancora Rita. Grazie a voi, arrivederci.